situate ai piedi delle vecchie fabbriche di fertilizzanti e di zinco. Non hanno nulla di naturale queste pietre, si sono formate con le scorie delle industrie smaltite per anni, lungo un tratto di costa del Mar Ionio. Crotone, si è ammalato anche chi in quelle fabbriche non ci ha mai lavorato. Tra i 18 siti sequestrati dalla Procura nel 2008, nell'inchiesta sulle scorie smaltite come materiale di riempimento per l'edilizia, c'era anche questa scuola elementare. Questa scuola l'hanno chiusa, in questura invece hanno continuato a lavorare. Ci sono stati ben 5 decessi negli ultimi anni, ci sono 2 colleghi che sono in cura, uno proprio per tumore e l'altro per leucemia, e sono tuttora in cura. Quindi noi quello che chiediamo è che si crei una commissione che possa accertare i motivi di questi decessi, di queste malattie. Nel parcheggio c'è un cartello che non si possono fare delle perforazioni perché sennò questo materiale comincia a volatilizzare. Thank you.
questa seconda isola che ha un importo complessivo di 150.000 euro, servirà questa seconda parte della città, il tuffo della farina in particolare, con una gestione che garantisca l'utilizzo, l'apertura e la chiusura dell'isola, con la presenza costante di collaboratori che coordinano questa attività. Già gli effetti positivi con la prima isola si notano, perché si nota nella città una diminuzione consistente di rifiuti.